stiamo quasi raggiungendo la fine di questa lista, ma ancora ci sono altri nomi come Paolo Faragò. Chiudiamo intanto il gruppo dei brasiliani con Diego Farias. E acclamiamo perché sta per arrivare Arthur Ionizza. Oggi le modelle. Ci siamo quasi, adesso tocca a Luca Cepitelli. Il prossimo questo palco già lo conosce perché è rimasto qui con noi una sera in social room, è Alessandro De Iola. Sempre più affollato si aggiunge anche Marco Pajac. E io mi chiamo Tui e Chop. C'è l'apocalisse in centro, segui le voci della città, faccia gli uffici all'università, beviamoci su. E abbiamo sul palco anche una grandissima sorpresa, Han. Stava facendo delle lezioni di sardo tempo fa, è Baratos Salamon. Ultimo, ma non ultimo, anzi chiudiamo veramente alla grande, salutiamo Andrea Cossu. Che abbiamo anche un rappresentante della primavera che è qui al ritiro e che è Max Canta. Forza Piazza Monari, un grande applauso a questo staff e a questi calciatori. Ecco, questo è Cagliari Calcio, la prossima stagione diciamo di Serie A. Questo è lo staff, questo è il team che accompagnerà appunto questa nuova stagione calcistica. Intanto insomma l'estate è ancora in pieno svolgimento, il ritiro è ancora in pieno svolgimento, anzi è tra virgolette è cominciato oggi con la prima prova su campo, i primi 90 minuti veri e propri. È il tempo adesso di un bel saluto però alla città, al paese che le sta ospitando. Esattamente, vogliamo qui su questo palco appunto anche in rappresentanza della Val di Peio il sindaco Angelo Dalpez, proprio per dare il saluto e il benvenuto a tutto lo staff tecnico e a questi ragazzi che si stanno continuamente allenando nel campo qui di Covolo di Celedizzo, per esattezza della Val di Peio. Ecco qui Angelo Dalpez, ecco il suo saluto. Bene, grazie, innanzitutto un bel saluto a questa folla, a questa sala affollata, la piazza meglio, e che dire grazie al Cagliari è dire poco. Lo scorso anno avevamo promesso di riportare questa splendida squadra, io direi questa splendida regione, tra le nostre montagne, sono ritornati e penso, dicono, c'è qualcuno che ormai sono diventati ospiti fissi, quindi ci sarà anche il terzo anno e probabilmente il quarto e il quinto. Sindaco! Io rimango sindaco fino al 2020, però soprattutto un assessore all'economia che è quello che paga, che è cagliaritano fin dagli anni 69-70, tanto per capire, quindi sicuramente con Cagliari sul sarà. Sul terzo anno io proporrei a questo punto di chiedere a chi sicuramente può risponderci, e ci risponderà insomma sicuramente di sì, invito sul palco il vicepresidente del Cagliari Stefano Filucchi. Buonasera a tutti, innanzitutto vi porto il saluto del presidente Giulini che non può essere con noi per motivi di
di lavoro, ma è in mezzo a noi, insomma, sapete l'affetto di Tommaso Giulini per Cagliari, per la società, la squadra e per Peio, perché veramente devo dire grazie, grazie a tutti voi, perché dopo la straordinaria accoglienza e il perfetto funzionamento della macchina organizzativa dell'altro anno, non pensavamo fosse possibile come è stato possibile, così mi dicono tutti all'unisono, i ragazzi, la squadra e lo staff. Quest'anno è andata ancora meglio, siete stati straordinari, noi qui veramente ci sentiamo a casa nostra, abbiamo il nostro talismano, ma voi siete il nostro talismano, quindi grazie veramente a tutti, e quindi per voi, a nome della società, all'amico Angelo voglio consegnare intanto una maschera del carnevale di Ottana, che è simbolo di una dei vanti della Sardegna e quindi dell'artigianato sardo, e poi una cosa per noi straordinaria, che è la maglia celebrativa dello scudetto del 70, che è stata prodotta in numero limitatissimo, e quindi abbiamo il piacere che nell'ufficio del cinema, nel vostro cuore, nel cuore di tutti voi, ci sia veramente la nostra maglia storica, quindi forza Peio, forza Castello. No, devo solo aggiungere che comunque sottinteso l'avete capito, che insomma il Cagliari è di casa, quindi il prossimo anno sicuramente ci sarà ancora, io direi ancora per 2 o 3 anni, anche perché poi l'amico Stefano mi ha confidato questo pomeriggio che il presidente oggi non poteva, ma indubbiamente il prossimo anno si prende anche 5-6 giorni di vacanza lui qui a Peio, quindi scontato. Bene, io volevo consegnare naturalmente a nome della... solo una targa naturalmente alla società Cagliari Calcio, orgogliosi della simpatia e dell'amicizia che lega la società rossoblù alla Valle di Peio, con stima e riconoscenza. Bene, naturalmente, visto che poi magari la serata prosegue con le interviste.